Qualche giorno fa, alla vigilia delle elezioni del 26 maggio, il nostro vescovo ha voluto rivolgere un appello a tutte le comunità, un appello ai cittadini, un appello per incoraggiarli ad informarsi e ad assumere scelte consapevoli, un appello ai candidati ad essere veramente segno di speranza, mettendo da parte ogni interesse particolare e proponendosi soltanto come figure che vogliono perseguire il bene comune. Il bene di tutti, ma soprattutto di quelli che hanno più bisogno e spesso non hanno voce. Prima gli ultimi, ha detto recentemente il nostro pontefice. Perciò vogliamo rafforzare l'attenzione e la vicinanza alle comunità in un momento molto delicato, il momento in cui bisogna esprimere il voto per formare l'amministrazione della città. L'amministrazione che dovrà assumere le decisioni. È un momento delicato perché può produrre lacerazioni e divisioni che restano anche successivamente e può essere invece un momento di grande e utile confronto di posizioni diverse. Ecco, noi vogliamo essere vicini per favorire lo sviluppo di dinamiche positive. Perciò, mercoledì 5 giugno alle ore 18:30, presso la sede della Caritas diocesana, vorremmo incontrare i candidati al ballottaggio dei comuni della diocesi. Vogliamo farlo per dare un contributo e darlo in ciò in cui siamo più presenti ed esperti, ed è la vicinanza alle persone che stanno in condizione di bisogno. In questa prospettiva vorremmo riuscire a dialogare su alcuni temi nevralgici che segnano le fragilità del nostro territorio. In questi anni abbiamo guardato e supportato il lavoro verso i senza fissa dimora, soprattutto verso l'argomento antico ma ancora nuovo delle dipendenze e poi ancora famiglie sfrattate che cercano un riparo, un alloggio temporaneo. E anche la fragilità psichica che tocca oggi tantissime famiglie e tantissimi soggetti. Il diritto alla salute, l'alimentazione, all'igiene. E quindi come risposta tante volte la Caritas ha dato l'installazione di docce, di mense nei nostri territori e accompagnamento alla cura della persona. Sono dei temi che riguardano un po' tutti e che guardano insieme all'uomo. Questo servizio lo vogliamo condiviso con ciascuno di voi. Vi attendiamo allora mercoledì 5 giugno alle ore 18:30 nel salone della Caritas diocesana in Aversa.